È stato eletto il nuovo consiglio dell'Ordine Provinciale degli Architetti di Agrigento e Alfonso Cimino ne è ufficialmente il nuovo presidente. Stamane, nella sala conferenze della sede dell'Ordine, sita in via Gaglio numero 1, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del nuovo consiglio, insediatosi nella seduta del 13 luglio 2017. Come detto, il nuovo presidente dell'Ordine degli Architetti di Agrigento è Alfonso Cimino, vicepresidente vicario è Giuseppe La Greca, vicepresidente è Giuseppe Grimaldi, Giuseppe Lalicata è stato nominato segretario e Salvatore Porretta tesoriere. A intervenire durante l'incontro il neoeletto presidente Alfonso Cimino, il presidente uscente Pietro Fiaccabrino e il vicepresidente del Consiglio Nazionale Architetti Rino Lamendola. Il consiglio che si insedia è stato notevolmente rinnovato, ma nonostante questo diciamo che nasce all'insegna della continuità rispetto a un percorso già tracciato da tempo che ha trasformato l'Ordine degli Architetti di Agrigento in un soggetto attivo nella società civile agrigentina, un percorso che è stato egregiamente seguito dal presidente uscente Piero Fiaccabrino, che unitamente al suo consiglio ha operato bene. Da parte mia i migliori auguri al presidente Cimino, al presidente neoeletto, un augurio a tutto il consiglio provinciale. Sottoscrivo sin da adesso il mio massimo impegno affinché tutte le attività dell'Ordine Agrigentino possano essere supportate, come è sempre stato negli ultimi anni, dal Consiglio Nazionale. Uno dei primi obiettivi è quello di avvicinare i colleghi all'Ordine degli Architetti, perché riteniamo che questa è la casa di tutti gli architetti agrigentini, e l'altro obiettivo è quello di valorizzare la figura dell'architetto, poiché è l'unica deputata ai processi di rigenerazione urbana, di sviluppo sostenibile delle nostre città, essendo anche di una cultura, la nostra, quella dell'architetto, non solo tecnica ma anche umanistica ed economica. Desideriamo porre maggiori servizi all'interno dell'ordine proprio per i nostri iscritti. Questa è una squadra che viene fuori dal territorio perché attraverso degli incontri territoriali sono stati proprio gli architetti della provincia di Agrigento a scegliere i consiglieri dell'ordine, portando quindi qui all'interno di questa istituzione le varie stanze del territorio, perché partendo da Agrigento non è possibile che la città di Agrigento non debba avere la sua cattedrale, e a livello infrastrutturale siamo ancora diciamo messi male. E un altro fatto importante: vogliamo e desideriamo che si ritorni, che ritorni la facoltà di architettura ad Agrigento, altrimenti non c'è motivo perché l'Ordine degli Architetti, grazie all'intuizione di Rino Lamendola, faccia parte del consorzio universitario. La facoltà di architettura per noi è importante, viceversa noi non abbiamo in seguito motivo di essere all'interno del consorzio universitario.